Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, scusate, ma c'era Giorgia che diceva scemenze. Oggi è un giorno speciale che segnerà l'inizio di qualcosa o la fine della mia vita, non si sa. Comunque, in pratica, ho deciso di... mi viene la parola. Diventare un'imprenditrice Sì, o molto famosa. Accettare l'invito, diciamo, a partecipare a questo progetto, quindi a collaborare con questo progetto di cui vi ho già parlato, che è Empowered Women, insieme a Bibi Coxon. E quindi dovrò studiare un po', perché comunque bisogna, non è che si può aiutare gli altri se comunque almeno non si sanno le basi di quello che si sta facendo. L'unica cosa che so di sicuro è che con gli integratori che sto prendendo io mi sto trovando benissimo, mi danno un sacco di energia e quindi e anche seguendo la Porto un Control Diet come vi ho già messo nei What a Teenage Day, io mi sto trovando benissimo. Smettila, perché sono dimagrita un sacco, anche in questi ultimi giorni che ho mangiato, non dico le parolacce, ma malissimo. E sono riuscita a non aumentare di peso, anzi, ho perso altri 4 etti. Quindi Quanto direi che pesavi? 77,9, stamattina mi sono pesata, ero 77 e mezzo. Quindi la strada è ancora lunga, però per aiutare gli altri devo prima conoscere perfettamente ogni minima cosa, quindi devo iniziare a studiare. Nel frattempo, l'unica cosa che vi posso far vedere è come noi inizieremo a rimangiare di nuovo in modo decente, soprattutto io, ma anche loro, visto che tanto siamo a casa e mangiano sempre con me, mangeranno quello che mangio io. A parte la merenda, che magari loro per il momento mangeranno ancora, cioè le loro cose, quindi magari gli farò le briochine con la Nutella, però voglio dire. Non è niente di che, non è che sono bambini, hanno bisogno di energia, poi devono studiare. Adesso vi faccio vedere quello che sto Come preparando. fonte proteica ho fatto il pollo semplicemente così in padella, senza niente. Poi, vai, guarda. Come verdure, attenta perché gocciola, stai gocciolando lì sopra. Ho fatto una spadellata come quella di ieri sera, zucchine, peperoni gialli, peperoni rossi. Non ho messo le patate perché come carboidrati invece, puoi mettere i carboidrati, vado a fare il couscous. Ne ho pesati 300 grammi e qua ci sono 300 ml di acqua tiepida. Ok, adesso lo lasciamo che si riprenda. Nel frattempo prepariamo Come il tavolo. dice la confezione del couscous, sono andata a mettere un po' di sale, adesso metto un goccino d'olio, ok, e vado a sgranare con una forchetta. Couscous è pronto. Qui ho già misurato per me un verde di verdure. Adesso vado a misurare un giallo di couscous e poi un rosso di carne e li unisco tutti qua dentro. Vado a prendere i miei integratori Quelli rossi l'hai già presi. sì, ho già preso gli omega. Adesso vado a prendere questi altri che sono verdure, bacche e frutta e poi vado a mettere a posto Qui insomma. volevo darvi un aggiornamento. Praticamente mi sono dovuta fermare per allattarla così si è addormentata. Adesso la copro e spegniamo la luce così lei dorme un po' e intanto io faccio qualche lavoro di qua e di là. No, ma che brava! Si riparte alla grande stamattina a colazione, una banana, un viola.
poi qui c'è un rosso, due uova e mezzo blu di formaggio, qui i miei amatissimi integratori e qui una bella tisana in linea e a base di ortica, foglie di mora, di arancio e tarassaco. Giù un po' il tema di là. Maurizio è arrivato, io da tempo che mi sono preparata per uscire, ma giusto mi sono lavata i capelli. I guanti ce l'ho nello zainetto, devo passare dal tabacchino per farmi stampare il foglio e poi da stampare nei. Ok, vado e niente, ho stampato tutto quello che dovevo stampare e quindi adesso facciamo fare la spesa. Il portafoglio, tiro fuori il bottone, i guanti in realtà non ho visto se ce l'hanno, però io li ho, quindi tipo il penny
non fanno entrare se non hai i guanti e la mascherina. Io, Maurizio me ne ha portato un paio nuovi, che vabbè, ma mi stanno un po' grandi perché sono una L, però comunque voglio capire. Ho anche il disinfettante che ho già messo prima di uscire di casa, ma la macchina praticamente l'ho usata solo io, quindi vabbè, pronti per questa mia. Ed eccomi qui, spesa fatta. Allora, ovviamente quando arrivo a casa vi faccio vedere tutto quello che ho comprato. Mi si sono staccate due unghie. Una è rimasta anche nei guanti, arrivando a casa poi la tiro fuori. Una invece l'ho già trovata. Adesso cerco il disinfettante che mi ha dato Maurizio. Ce la trovo, eccolo qua. Ho fatto un guaio. Ok? Ecco, ho disinfettato anche il sedia da occhio. Con i guanti così e mettendo disinfettante c'è tutta una... Non si vede, mi sa, una schifetta sulle mani. Così va bene, sì, perché sennò non faccio guidare. Va bene, ho messo un po' di disinfettante. Sì, puzzano di disinfettante. Non ho mai sopportato l'odore del disinfettante. Mai. Comunque, diciamo che è stato difficile perché ero da sola, ho comprato tantissima roba. Sono dovuta entrare due volte perché sennò non riuscivo a comprare tutto. Infatti è venuto buio, sono le 7:20. Cioè non buissimo, però neanche giorno, insomma. E è stato un po' strano perché ho incontrato due o tre persone che conoscevo e con le mascherine sono riconosciute. Cioè, subito, no? L'ho guardato tipo, ma tu sei Guido? Ho detto. L'ho guardato un po' così, no? Anche lui mi ha guardato un po' così perché è inutile con la mascherina. E vabbè, io adesso ho un taglio di capelli che è impossibile che una persona non mi riconosca. Però, cosa devo fare? Ce l'è, guarda che dove andare. Però diciamo che mi ha un po'... Poi guardandolo bene, lo sguardo, gli occhi, poi ha parlato, la voce è inconfondibile, quindi c'è un grande fonico di Maurizio, sono amici da anni, decenni, millenni, e quindi niente, ci siamo salutati a distanza, sempre, su queste qua le cose un po' brutte, però bisogna saper cogliere, nel senso, anche comunque le cose belle, il fatto di riconoscere una persona solo dallo sguardo, perché la conosci talmente tanto bene, talmente tanto tempo, che in realtà... €120, alla fine come l'altra volta, però appunto avete visto l'altra volta ci sono andata avanti, martedì era una settimana, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, in realtà potevo anche andarci avanti ancora domani, però poi quando andavo a fare la spesa, quindi diciamo che una spesa più o meno per 10 giorni, martedì 7, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica, 12 giorni dai, poi volendo, girandola ancora, potevamo arrivare anche a 15, ma non c'era più verdura in casa. E anche altre cose che comunque servono, perché i bambini comunque ancora ce ne mangiano e si può fare. Non ho trovato la farina, ho trovato il lievito, non sono riuscita a trovarlo, vabbè, comunque a casa ne avevo ancora, faccio durare quello, poi al massimo guardo se Maurizio vuole ripassare in settimana, tanto che passa a prendere l'acqua al Conan, se magari trova il lievito, magari me ne faccio prendere due panettini a lui. Comunque a casa ne avevo ancora, non ho trovato la farina, quindi ho preso i preparati per torte dell'Eurospin, che poi vi faccio vedere dopo comunque. Non li ho mai presi, perciò vediamo come sono, come viene la torta. Uno è preparato per tante torte, si può fare la crostata, si può fare la torta bicolore, quindi proveremo a fare tutte e tre i tipi. L'altra invece è proprio solo torta al cioccolato, al cacao, e quindi vabbè, usiamo quello che abbiamo, cosa dobbiamo fare, che ci possiamo sparare.
L'importante è avere comunque da mangiare, comunque per la carne sono riuscita a trovare dell'ottima carne a ottimi prezzi. Poi ho trovato la verdura fresca lì e ne ho presa surgelata, non è che mi piaccia tantissimo, però soprattutto tipo, che so, i broccoli, i cavolfiore, queste verdure qua surgelate non è che mi fanno impazzire. Vabbè, per i cani sono riuscita a trovare il riso soffiato e la pasta, così almeno anche loro riusciamo a variare un po', magari la mangiare anche un po' più volentieri sta pappa, perché povere bestioni. Per i gatti la pappa l'ho presa, ma non ne ho presa tantissima. Poi Massimo la prende Maurizio quando serve, però sapete, ci sono due o tre cose, un conto se deve iniziare a comprare tantissimo. Poi ho preso il detersivo per i piatti, cioè lì per la lavastoviglie, detersivi no perché ne ho, quindi non ne ho comprati, un po' di formaggi affettato che ce ne hanno in offerta, biscotti per i bambini, perché ok che li facciamo, però anche con la questione compiti, non posso sempre stare a impastare, quindi comunque devo stare dietro loro, perciò così almeno il cambio. Boh, non mi ricordo, ho preso comunque tanta roba, tanta roba. Salsa, c'è passata, polpa, poi ho preso anche una sorpresina per i bambini. Insomma, ho preso un po' di cosine che dovrebbero permetterci di arrivare tranquillamente, credo, fino al 15. A parte forse ti dico qualcosa che deve ancora prendere Maurizio, magari. Perché magari manca, così tipo la paura dei gatti è. Per noi sembra che abbiamo tutto necessario. Insomma. Poi essendo in casa non è che riesce a fare tutti quanti i pasti tranquillamente. Ok. Perfetto. Tutto buio. Eccomi, sono arrivata, quindi ci vediamo tra pochissimo. Siccome è tardi, vi faccio vedere quello che va nel frigo, così lo mettiamo via, mangiamo e poi vi faccio vedere come l'altra volta tutto quello che invece non va nel frigo. Quindi cominciamo dalle uova, ne ho prese 6 confezioni, poi ho preso gli yogurt greci per me, ne ho presi 8. Poi ho preso gli yogurt, questi qui. Poi ho preso questi, ho preso lo yogurt bianco per fare le torte, ma anche questi alla frutta. Se loro me li facessero usare invece che se li mangiano, così ci verrebbero delle torte buonissime e che danno comunque all'albicocca, alla vaniglia, alla banana, un gusto particolare alla torta. Ovviamente questi qua non li può mangiare Gabriele, cioè a parte questo bianco, gli altri non li possono mangiare Gabriele e Maurizio, perciò adesso vediamo cosa farci. Poi invece da mangiare così, principalmente per Manuel, perché agli altri bambini non è che piaccia tanto. Ma sì, questa è la fragola. E ho preso le mousse, l'ho presa alla fragola, al lampone e al mirtillo. Ho evitato pesca e maracuja perché io non la posso mangiare. Poi ho preso un fontal, tieni Sabri, Sabri l'ha detta la sistemazione del frigo, guardate. Come l'ultima volta. Come l'ultima volta. Lì c'è la roba che non va in frigo, che vi faccio vedere dopo. Poi abbiamo preso 3 confezioni di carote. L'hai presa. Poi, vabbè, 4 pacchi di formaggio, questo qui grattugiato italiano. Se non sbaglio, 6 di fiocchi di latte. 2 di gnocchi di patate, 2 di feta greca, poi ho preso i fagiolini, 2 confezioni, l'insalata, ne ho presi 3 tipi, ho preso la pan di zucchero, e poi dopo. Poi ho preso della carne tritata, mi sa ma ne ho prese 5-6 confezioni, questa va in freezer. Poi le bietoline porzionate, 2 confezioni, il cavolfiore a rosette, 2 confezioni, i broccoli a rosette, 2 confezioni perché freschi non c'erano e poi perché comunque così abbiamo la verdura, perché quella fresca poi va in fretta. Poi ho preso non mi ricordo se 2 o 3 sfoglie rettangolari e un'altra brisée,
da fare ai bambini, magari la tarta salata, oppure come avete visto, briochine o salatini, così. Adesso tiriamo su altra roba e ve la faccio vedere. Poi il cotto dadini, che è senza glutine e senza lattosio, mi trovo molto bene con questo qui, ha anche dei valori abbastanza buoni, vabbè non si vede perché ho il telefono mongolino. Poi ho preso dei wurstel perché sul canale YouTube di In Cucina con Sonia ho visto che ha fatto dei panini con dentro i wurstel e quindi volevo prepararli ai bambini. Io ovviamente non li posso mangiare, però volevo prepararli per i bambini, così per fare una cosa diversa, un po' particolare. Poi ho preso due confezioni di pesto, poi ho preso un po' di affettato, ho preso quello che era in offerta, quindi arrosto di tacchino che è senza glutine, anche qua i valori sono molto buoni, e poi il prosciutto cotto scelto che è senza glutine, anche questo qua. Ne ho presi 5 e 5. No, surgelato. Allora, poi sempre per quanto riguarda la verdura surgelata, ho preso gli spinaci porzionati, due confezioni, i funghi misti con porcini, due confezioni. Sì, ma li mettiamo lì. Poi uno di piselli finissimi e uno di piselli fini. Anche tu. Adesso invece come formaggi, vabbè, ho preso della ricotta fresca, che voglio fare delle brioche per Gabriele, che sono buonissime, poi vi dirò. E poi dell'Emmental bavarese, del Masdam. Questo è il mio formaggio preferito in assoluto. Poi ho preso una sfoglia tonda, questa qui, sempre per quello che vi dicevo prima, i bambini sono felicissimi. No, amore, quella lasciala pure fuori. Poi ho preso due misticanza, una la mangiamo per cena, una la mettiamo in frigo per questi giorni a venire. Poi ho preso quattro confezioni di petto di pollo a fette, qua. Quattro confezioni di lonza, Sabina si è spaccata la testa, due hamburger che mangeranno Maurizio e Gabriele stasera, e poi queste sovraccosce di pollo, ne ho presa solo una da mettere nel freezer, magari quando siamo solo io e i bambini ce la facciamo. Ah, poi ho preso questi hamburger di soia, ricetta vegetariana. Sono fonte di fibre, fonte di proteine, fonte di ferro e vitamina B12. Ne andrò a mangiare uno stasera per cena con l'insalata e il pane che ho comprato, che non vi faccio vedere adesso perché così ci mettiamo a mangiare e vi faccio vedere poi tutto quanto dopo. Poi ho preso una confezione famiglia di petto di pollo intero. Sono due petti di pollo, ho speso 4,89 euro, sono 9,80 euro. Poi ho preso 6 coscette di pollo, 3,03 euro. Poi un cavolo gigante e poi una retina di limoni. E basta, che va in frigo, ho preso solo questo. Adesso noi ceniamo e poi vi faccio vedere tutto. Eccoci arrivati dopo cena, è ancora da sistemare la cucina, però vi faccio questo così almeno me lo levo e più che altro mettiamo a posto intanto. Allora, iniziamo dai biscotti. Per la colazione ho preso, che erano in offerta, i frollini con granella di zucchero, i frollini con cacao e panna, che sarebbero i miei preferiti, ma io sono a dieta, quindi. E i frollini con riso e latte, e tutti e tre in offerta erano. Poi ho preso dei succhi per cercare di non esagerare con gli zuccheri. Ho preso questi 100% succo di ananas per i bambini, perché a me non piace. E invece per me ho preso 100% succo tropicale. E sempre per i bambini ho preso anche 100% succo mela, più che altro per Gabriele perché piace tanto a lui.
Sì. Poi qui vedete ho preso un sacchettone di mele. Poi sempre per la colazione i cereali, questi qui cioccolati ripieni di crema al cioccolato. Poi ho preso il cacao in polvere amaro perché questo qui è senza glutine e quindi così lo posso usare anche per le preparazioni di Gabriele e Maurizio, vabbè. Poi lo zucchero, ne ho presi due. Poi ho preso anche un succo alla pera perché comunque per i bambini. Poi ho preso delle mandorle sgusciate, pelate, perché devo riprovare a fare i baci di dama assolutamente. Le noci sgusciate, già facendo cadere di tutto. Poi ho preso la cipolla in granuli, ne ho prese in due perché l'avevamo quasi finita. Poi ho preso, poi il dolcificante, questo qui 300 compresse. Il lievito ne ho presi due, ho preso 12 di polpa di pomodoro a pezzetti perché era in offerta, se non sbaglio 29 centesimi, poi mi vado a rimettere a posto, ma penso che me ne rimetterò a posto domani mattina. Poi ho preso un gel per lavastoviglie multifunzione perché comunque è necessario, speriamo che non cada, ok. Poi i formaggini, questi qui della Land normali, e i formaggini al parmigiano reggiano. Naturalmente ve lo faccio vedere, ma lo sapete che li prendo perché sono senza glutine, sia questi. Che questi c'era scritto una volta. Non vedo più la scritta, però io mi ricordo che erano senza glutine. Vabbè, controllerò e poi vi lascio in sovraimpressione scritto. Poi ho preso, che ve l'ho detto, questi preparati. Questo per torta al cacao e poi questo qui per torte. Mi sembra che ne ho presi tre, ma non sono sicura. Comunque vi ho detto che volevo appunto provare tutte le preparazioni o comunque qualcuna di quelle che ci sono dentro nel ricettario, così da variare un po', e così la farina che ho comprato la uso, a parte quella per dolci che dovrò usarla per i dolci, l'altra la uso magari per fare la pizza o il pane o la focaccia. Dimmi. Sì, devo finire di mettermi in quello che hai guardato oggi. Ah, ok, no, devo ricordarmi di mettere. Questo li metto qua. Su, ti ho detto, preparati. Sì. Poi ho preso i pannolini per Pia. Ho preso ancora uno di taglia 4 e poi una taglia 5 perché la taglia 4 mi sembra che inizia a starle un po' stretta. Poi ho preso le salviette. Ne ho presi due pacchi perché ce n'erano quasi più. Poi ho preso la carta da forno in fogli, due confezioni perché comunque cucinando servono. Il tonno naturale ne ho presi 6 e di tonno invece questo qui all'olio vegetale al peperoncino ne ho presi 2, sono sparsi in qualche borsa. Poi qui ho preso le banane, un po' tante banane. Poi qui le crocchette per i mici e lì la pasta per i cani. Lo Scottex. Ne ho prese due confezioni e poi ho preso la confezione questa qua gialla di carta igienica perché comunque se dobbiamo stare in casa mangiando poi si sa come va a finire. Adesso mettiamo a posto questa e vi faccio vedere l'altra roba. Allora, ho preso del pan bauletto per averlo, diciamo così, comodo, poi lo farò perché comunque... Beh, più buono, insomma. Comunque ho preso questo qui, 8 cereali e soia. Poi ho preso questo integrale, ne ho presi 3. Questo qui
di grano duro 3 e poi mi sembra 2 di questo filone a fette che abbiamo già aperto a cena. Poi il bicarbonato di sodio, perché ho trovato delle ricette dove si può usare per, soprattutto tipo per fare il pane, si chiama soda bread e volevo provarlo a fare e quindi ne ho preso uno nuovo perché ne abbiamo uno ma lo teniamo in bagno, quindi non mi sembrava il caso. Poi ho preso le barrette che erano in offerta, ho preso cioccolato al latte, mirtilli rossi e quelle fondenti. Poi ho preso l'amido di mais, le gocce di cioccolato extra fondente, poi ho preso altra frutta secca, sempre mandorle, sempre per quello che vi ho detto, le nocciole, altre mandorle, altre nocciole. Poi i fruttini per Pia, ho preso pera, mele, banana e mela, l'orzo e il farro perlato e poi c'era questo qui cotto al vapore in questa scatola e magari se capita che faccio ai bambini la pasta, siccome io non la posso mangiare perché mi gonfia, una volta posso farmi il couscous che ho ricomprato qua e una volta magari mi posso aprire questa, questo farro e mangiare questo qui, così lo provo, poi vi dico com'è. E poi per loro, perché io non la posso sicuramente mangiare, ho preso la panna spray, magari da mettere sopra la cioccolata. Per i cani ho preso il sacchettone di crocchette, questo qui gigante, che però cioè oggi non è che ne va proprio pazzo, però figlio mio, se dobbiamo stare in casa è meglio avere queste. E poi comunque tanto c'è anche riso soffiato, quindi mettendoglielo tutto assieme gli piace tutto. Qui invece c'è Pia che gattona, che fa, che briga, che gira. E qui c'è un altro pacco di crocchette per i gatti, qui c'è Olivia. Allora, eccoci, ho preso 12 litri di latte, questo qui parzialmente scremato che è in offerta. Poi c'era questa, la soia cotta a vapore e ho voluto prenderla per provarla, tanto in queste lattine piccoline e quindi al massimo la dividiamo, vediamo un po', tanto da provare. Mai presa, poi vi farò sapere. Poi ho preso le olive nere, c'erano solo più queste, quelle nelle scatolette non c'erano, perciò ne ho prese due fatte così. Là sotto i ceci rossi. Poi ho preso i sacchetti per l'umido e i sacchetti per tutto il resto. Te li metti a posto lì sotto il lavandino per piacere. Ecco. Poi i fagioli borlotti, le lenticchie rosse e le lenticchie giganti. Ho preso queste qui secche. C'erano anche quelle normali, però siccome ne avevo ancora ho preferito prendere questi che sono, hanno una conservazione più lunga, vanno sì. Poi ho preso questa confezione gigante da 4 kg già Daniele prendi di riso a chicco lungo e poi riso soffiato per i cani. Poi l'American Sandwich, ne ho preso uno. Tieni, passalo a Giorgia. Sì. Poi lo zucchero di canna, anche questa Giorgiuina. Delle pere per far felice Gabriellino. Perché a Gabriele piacciono. Mi piacciono tanto le pere. Poi invece per far felice tutti i bambini ho preso le caramelle. Ne ho presi 2 pacchetti, ho preso queste toffee al latte e le gelé, che sono senza glutine e così. Eh sì, infatti lo sai che io lo giro ce l'ho, perché l'ho portato la mia compagna. Ok, questo l'abbiamo già fatto vedere, poi metterlo via. Ma quanti banane? Poi ho preso un altro pacco di cracker, perché li avevamo finiti. Che schifo. Sì. Le fette biscottate integrali, così le posso mangiare anche io. A me non piacciono. Poi, 2 pacchi di tovagliette americane,
un pacchetto che noi aperto. Non sì, uno l'abbiamo già aperto, poi se non sono sporche le riutilizziamo il giorno dopo o se le utilizziamo a pranzo la sera e poi anche capovolte in modo da utilizzarle tipo magari due o tre volte, poi se invece sono sporche le buttiamo. Poi ho preso anche il pane di segale, che anche questo qua da fare tostato è fantastico al mattino. Lei è per lei perché anche lei lo può mangiare. I kiwi ne abbiamo presi due scatoline così. E poi ero da sola, l'olio questo qui di mais. Ne ho presi due, anche questo se non sbaglio è in offerta. Ah, e poi naturalmente due confezioni di ghiaia per i gatti, perché Giorgia intanto sta incastrando tutta la roba nei mobili, poi ve li faccio vedere dopo. Ho preso anche questo succo per loro alla albicocca, tieni Giorgiuina. Poi i cereali, questi qui al miele, perché a Sabrina quelli col cioccolato non piacciono. Poi i funghi champignon, ho preso questi. I funghi champignon, ho preso questi qui al naturale, mi trovo bene, io sono buoni. Ho preso sia questi, questa confezione piccola. E anche questa qua grossa. Sia questa qui grande. Se magari li faccio per cena, che c'è anche Maurizio, facciamo questa grande. Se invece li faccio per pranzo, magari faccio questa piccola, perché tanto non piace a tutti. Quindi la fai solo per te, tanto me la fanno. Poi, vabbè, a te. Poi ho preso anche i ceci secchi da tenere lì, che così più tardi usciamo meglio, eh. Le olive verdi denocciolate. La passata di pomodoro ne ho prese due e poi ho preso due di questa salsa al pomodoro con verdure. E infine la pappa per i gatti, mi sembra che ne ho prese 8. Beh, e basta. Questo qui è tutto quello che ho preso. Adesso vi faccio vedere il frigo e la dispensa. Ora lassù, ecco, faccio così, eh. Lassù, tanto non vedete che dito è, ci sono le farine, la panna così non ci arrivano mani indesiderate, il lievito per noi e preparati. Qui dietro c'è la pasta, riso, pane, cracker, legumi secchi, quello lì è il dado. Poi invece qua, come avevo detto che avevo suddiviso, la roba per la colazione, quindi barrette, zucchero, la soia non andava lì ma non c'era più posto, cereali, succhi, cioccolata e tutte queste cose qua. E adesso vi faccio vedere la parte sotto, ma prima mettiamo dentro la roba. Mi è caduta la teglia. Allora, lì c'è sempre la roba di Gabriele. Lì la roba di Pia, dove si sono aggiunti. Lì la roba di Pia, dove si sono aggiunti i fruttini. Abbiamo dovuto metterne un po' lì perché non ci stavano più. E lì sotto invece c'è tonno, legumi ancora in scatola che ho vecchio, messi i funghi e le olive. Adesso vi faccio vedere dove vado a mettere il latte e la salsa e quelle cose. Allora, qui ho posizionato lo Scottex. Lì ho messo sotto allo scatolino con i legumi la polpa, la pappa per i gatti, la tovaglietta aperta, lo Scottex aperto, la tovaglietta chiusa, le presine, le bottiglie di passata di pomodoro, poi lì ci sono le mie proteine, i funghi pacco grande e il latte. Allora, qua invece c'è la frutta. Tre contenitori. Allora, qui ci sono arance e mele di prima, quelle verdi, kiwi e banane e pere. Qui ci sono mele rosse e banane e qui kiwi, pere e banane. Insomma, non credete che durerà tanto questa frutta, perché comunque essendo in 8, perché sì, Pia, quando vede che mangio una banana, vuole mangiarla anche lei. Se mangio un kiwi, vuole mangiarla anche lei. Se mangio la pera, la vuole mangiare anche lei.
Quindi in pratica ormai siamo in 8, perciò 8 persone che mangiano un frutto. Poi le banane che le mangia schiacciate. Però 8 persone che mangiano un frutto fa presto ad andare, perciò poi magari ci faccio qualche torta. Devo cercare una torta con i kiwi, si sa se esiste. A parte la crostata alla frutta, ecco, potremmo fare una buonissima crostata alla frutta, sì. Allora, il freezer è messo così, pieno di carne praticamente. E qui c'è solamente più un hamburger. E poi invece sotto, chiudiamo il freezer, c'è il frigo. Anzi no, lo lasciamo un attimo aperto perché faceva luce. E lì c'è il frigo con le uova su in cima e là, formaggi, poi verdura, yogurt, e praticamente c'è un sacco di roba e siamo rovinati. Cioè nel senso, no, non siamo rovinati, però l'ho riempito di nuovo ben bene, va? E niente, quindi adesso vado a dar da mangiare agli animali e poi andiamo a dormire. Noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao! 1, 2, 3, come on!